qualunque persona che percorre le iniziali miglia della Via Appia Antica prova la singolare e stupefacente impressione di trovarsi collocata in uno spazio e in una dimensione straordinari. È tale il dolce ed ineffabile incantesimo della silenziosa natura avvolgente questo suggestivo tracciato, nonché la meravigliosa e nobile presenza delle sublimi testimonianze storiche esistenti lungo questo superbo percorso, che ne fanno di questa strada un incantevole e solenne itinerario, unico al mondo. Nel 312 avanti Cristo, il censore Appio Claudio Ceco iniziò la costruzione di questa pittoresca arteria che da lui prese nome, raddrizzando un più remoto e tortuoso percorso. L'Appia Antica, la più prestigiosa delle vie consolari, detta Regina Viarum, ancora oggi una delle infinite e stupende attestazioni della civiltà romana, univa Roma con la Campania. All'inizio giunse fino a Capua, più tardi venne prolungata fino a Brindisi. La magnifica via, con le sue pietre miliari, mostra ai lati del tracciato numerosissime memorie sepolcrali, sia pagane sia cristiane, nonché ebraiche, presentando così agli occhi inebriati dei pellegrini una permanente ed eccelsa rassegna archeologica. Una rigida legge romana proibiva la sepoltura all'interno delle mura dell'abitato e pertanto si sistemarono le tombe dei defunti ai lati delle vie consolari. La Via Appia Antica, fin da epoca antichissima, venne disseminata dalle nobili famiglie romane di monumenti funebri dalle forme più varie, con rivestimenti in pietra al tempo della Repubblica e in marmo durante l'Impero, con statue decorative, con rilievi e con epigrafi celebrative. La realizzazione dei grandi collegamenti viari romani, con i loro interminabili rettifili costituiti in modo da superare le più elevate difficoltà naturali, con le loro solide massicciate e con la loro eccezionale resistenza nelle pavimentazioni, come attestano i brevi tratti del classico basolato in pietra lavica, sono tuttora un significativo ed inarrivabile esempio di tecnica costruttiva. Il nome catacomba è nato a Roma in modo fortuito. Chi transita lungo la via Appia Antica tra il secondo e il terzo miglio prima di giungere alla insigne tomba di Cecilia Metella, attraversa un abbassamento del terreno. All'inizio questo luogo era chiamato catacumbas, dal greco, che significa presso le cavità, e che indicava esattamente l'avvallamento ancora presente, benché il livello della strada si sia innalzato di parecchi metri. Proprio in questa stessa località sorse quel mirabile complesso che oggi è universalmente noto come Catacombe e Basilica di San Sebastiano fuori le mura. Dal primo secolo d.C., in quest'area costituita prevalentemente da gallerie di cave di pozzolana abbandonate, venne fondata un'ampia necropoli,
composta da colombari, mausolei, ipogei ed adornata di pitture, stucchi, mosaici. Dopo vari interventi nel III secolo fiorì il culto dei santissimi Pietro e Paolo, come dimostrano altresì gli innumerevoli graffiti incisi sull'intonaco dei muri di vari ambienti. A seguito di tale culto, scaturito o da un senso solamente di impronta memoriale, oppure da un reale temporaneo trasferimento totale o parziale delle spoglie di San Pietro e di San Paolo, venne edificata in età costantiniana dopo una sostanziale trasformazione della zona e al di sopra della stessa, una grandiosa basilica paleocristiana che aveva in origine un requisito cimiteriale ed era denominata Basilica Apostolorum. Inoltre era molto più vasta dell'attuale, che ne occupa la sola navata centrale. Nel suo insieme costruttivo l'odierno tempio si delinea come uno sbalorditivo esempio di edificio con caratteristiche essenzialmente funerarie. La presente basilica, custodita dal 1826 dai francescani, venne dedicata dalla fine del VI secolo ed inizi del VII secolo a San Sebastiano, ufficiale dell'esercito dell'imperatore Diocleziano.